Salve ragazzi, maestro Fantini, la Tosa Escrima Italia. Oggi parliamo di abanico. Abanico è un termine usato nelle arti marziali filippine per identificare un colpo a ventaglio o a 180 gradi. Ci sono movimenti che possono essere molto corti, lunghi, in aperta o chiusura, che è anche chiamati in abanico serrada o abanico aperto o abanico redondo. Ogni scuola ha una terminologia uguale ma allo stesso tempo differente dall'altra. Dalla mia esperienza, un po' per camuffare le stesse cose e far credere agli allievi di avere cose che altre scuole non hanno. Poi alla fine, in sostanza, come un angolo 1 è uguale in tutte le scuole di scherma filippina, anche molte delle altre cose sono identiche, se non anche copiate. Per tirare un abanico c'è bisogno di capire qual è lo scopo dell'abanico e il perché io devo tirare quel colpo in quel momento. Allora, un abanico può essere un colpo di disturbo o un cambio di direzione. Tipo, dal roof block posso tirare un abanico, ma il mio abanico non sarà così forte da mettere fuori combattimento il mio avversario. L'abanico mi permette di costruire una strategia sul roof block, tiro un abanico, chiudo e tiro un angolo 2. Il knockout potrebbe essere l'angolo 2 e non l'abanico. L'abanico mi ha portato, come nel pugilato, di tirare un jab e poi tirare un diretto forte. Dato che uso magari un bastone, il mio abanico mi permette poi di caricare l'angolo 2 o viceversa, no? Dall'angolo 2 mi permette di caricare l'angolo 1 o di dare un batting in modo da far arretrare la mano viva del mio avversario, o dare un colpetto in testa o accentuare un colpo in modo che il mio avversario vada a parare quel colpo per liberare una certa zona, per entrare a colpire con un colpo molto efficace. Le strategie si costruiscono alla ruota o all'uomino, ok? In questo caso proviamo qua, io tiro qui un angolo 1. Qua rispondo di 2, qui vengo a tirare l'abanico, il mio avversario viene a parare e io qui sono libero per tirare dentro. Il mio abanico può essere, non so, sull'angolo 1, roof block, vado a colpire la mano, il mio avversario o viene colpito o porta via la mano, io recupero e vengo dentro con un redonda. Oppure da qua entro dentro con un angolo 2 o con un angolo 1. Chi più ne ha, più ne mette, ok? Ricordatevi che l'abanico non è soltanto il colpo, come in tante scuole veniva insegnato, dal roof block, chiudo qui, apro qui, chiudo qui, apro qui. Ma l'abanico in sé può essere anche uno stile, ma può essere anche un concetto a 360 gradi, in modo da poter tirare il mio abanico da qualsiasi posizione io mi trovo col bastone e riesco a tirare a 360 gradi. È un concetto in alcuni stili, in altri stili lo hanno fatto come colpo principale, magari tirare un colpo alla testa, un mano rovescio di abanico, uno slash qua, una punta qui, di nuovo un abanico, di nuovo un redonda. Cioè, ricordatevi sempre una cosa: che ogni colpo fa parte di una figura 8. È indifferente come voi tirate i vostri colpi, perché fanno sempre parte di un cerchio, o di una parte di un cerchio, o di un quarto di un cerchio, o di uno spicchio di un cerchio. Ricordatevi una ruota di un carro: una ruota di un carro ha 8 raggi, altri ne hanno 4, ok? Perciò un colpo lineare e un colpo orizzontale. Posso avere un abanico qui, posso avere un abanico qui, posso avere un abanico qui, posso avere un abanico qui.
L'abanico con il bastone può essere tirato sporco perché tanto come colpisce il bastone colpisce. L'unica cosa che dovete fare differenza è se tirate un abanico solo di snap, solo di polso, ok? Solo così, avrete un impatto limitato. Se tirate l'abanico con il corpo, ok? O tirando come si fa in molti altri stili, calando il corpo nel peso, porterete il peso del colpo nella punta del bastone. Solo fare questo sono disturbi. Ricordatevi che questo è come il vostro jab di disturbo per costruire l'azione di entrata. Che okay? Il mio abanico fatto così, solo con il movimento delle dita, come frenare i freni della bicicletta o della moto, serve per costruire l'azione per tirare il colpo decisivo. Diverso è se, come ho detto prima nel video precedente, se lo fate con un'arma da taglio. Perciò l'arma da taglio che fa un chop e non si chiama più wee tick, lee tick o pee tick, ma si chiama chop, ok? Perché va a tranciare praticamente le dita, il braccio, la carne dell'avversario. La stessa cosa la potete fare con un coltello. Se ho un coltello faccio questo, se ho un Kubotan faccio questo, se ho un pugno richiamo un po' il movimento di Bruce Lee dell'Inch Punch. Ok? Perciò ragazzi, ricordatevi, non fatevi fregare da questi grandi guru che vi insegnano i trucchi segreti, le mosse provenienti da o da altrove o cose che si sono studiate solo nelle caverne. La scherma è una scienza, non un mercato o un bazar. Bisogna studiare. E studiare costa tempo, non soldi, tempo. Ragazzi, se il video vi è piaciuto, mettete un like. Se non vi è piaciuto, non me ne frega una sega. Ciao ragazzi.